Sarà il polmone verde del quartiere Porta Nuova, il terzo parco pubblico più grande di Milano. Tra i grattacieli di Unicredit e il bosco verticale, la Biblioteca degli Alberi inizia a rivelarsi alla città con l'apertura di un primo lotto di 7.500 metri quadrati sui 95.000 complessivi. La mente creativa dietro questo giardino urbano è la paesaggista olandese Petra Blijs, che ci ha guidato alla scoperta del suo progetto. I think the most important is the three elements that, like a recipe, form the park. One is the web of straight paths, and these straight paths connect important points to one another. Penso siano tre gli elementi più importanti della Biblioteca degli Alberi. Il primo è la rete dei percorsi che crea un efficiente sistema di connessione tra diverse aree di questo quartiere di Milano. I percorsi, idealmente, possono continuare all'infinito, come fossero i tentacoli di un polpo. Possono connettere punti diversi della città, ignorando i confini. These paths create irregular fields, and each field was the plan, but now it's simplified a bit. But the fields are different kinds of gardens. Questi percorsi creano campi irregolari, ognuno dei quali avrà differenti tipologie di verde, dai prati alle piante ornamentali a piante da orto tipiche milanesi. Quando cammineremo tra questi campi vivremo esperienze diverse. And then the third element are these circular busks that I mentioned. So it's like a confetti of circular little forests. Il terzo elemento sono i boschi circolari, piccole foreste circolari sparse come coriandoli. Ognuna sarà composta da una sola tipologia di alberi. Ora sono piante giovani, ma nell'arco di 20, 30, 50 anni creeranno delle specie di stanze in cui entrare, da usare per le attività più diverse, dallo sport al teatro, a momenti di semplice relax. Il progetto ha avuto una lunga gestazione con l'apertura del bando internazionale da parte del Comune di Milano, che risale al 2004. Un concorso vinto dallo studio Inside Outside di Petra Blijs, che da quel momento in poi ha dovuto fare i conti con una serie di difficoltà. Apart from the Italian language, which is a beautiful language, and that we try to learn during the years. A parte l'italiano, che è una lingua meravigliosa che ho provato a imparare in questi anni, le difficoltà che abbiamo incontrato sono legate soprattutto al contesto urbano. Qui c'è un mondo sotterraneo che deve essere sempre raggiungibile, una rete di tunnel della metro, dei treni, uscite di sicurezza, aree di sosta, enormi infrastrutture, c'era un enorme mondo sotterraneo di cui dovevamo avere cura. Alla fine sembra tutto semplice, ma... Oh my God. Il parco, oltre ai suoi 34.800 metri quadrati di prato e quasi 90.000 piante, ospiterà 450 alberi di 19 specie differenti. Every garden is a message, and I think that's also historically the case. A garden represents a culture. Gli alberi arriveranno da tutto il mondo, dalla Cina, altri saranno tipici italiani, aceri dal Nord America. Con il paesaggista italiano Franco Giorgetta abbiamo cercato quello che potesse crescere qui in queste particolari condizioni. Abbiamo scelto alberi bellissimi, quasi monumentali. Una convivenza vegetale multiculturale che vuole essere una sorta di metafora. Ogni giardino è un messaggio. Penso che storicamente un giardino rappresenti la cultura, la città. Il fatto di collaborare gli uni con gli altri in Europa, ma anche nel resto del mondo, è simboleggiato qui dalle diverse piante e dai diversi alberi che abbiamo scelto. Questo è un posto di aggregazione sociale. Social gathering place.